Buonasera a tutti gli ascoltatori e i video ascoltatori di Bari Rock City Radio. Siamo qui sempre all'interno del Garage Sound. Oggi trasmettiamo una breve intervista a Giorgio Ciccarelli per la presentazione del suo album Le cose cambiano, sempre qui in diretta dal Garage Sound. Giorgio, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Per aver scelto il Garage Sound come tappa per Bari, per il piacere. Parlaci un attimino di questo nuovo lavoro, che non è il primo da solista, perché io ho ascoltato un po' delle tue interviste e hai sempre detto: io da solista ci lavoro da sempre, nel buio della mia cameretta. Sì, esattamente. E in realtà però non ho mai fatto un disco a nome mio, a nome Giorgio Ciccarelli, perché ho sempre avuto questo pallino della band. Io ho questa, come dire, sempre avuto anche da ragazzino questo mito della band, della rock and roll band, per cui anche se ad esempio nei Sux facevo io le cose, quindi componevo, scrivevo i testi, arrangiavo, però ci tenevo che ci fosse la band. Questa volta è andata così, ci provo il mio nome e vediamo un po' cosa succede. A nome tuo, ma a nome anche di qualcun altro, in realtà. Assolutamente. Giusto? No, la cosa importante è che mi riempie d'orgoglio di questo CD è che è vero che è uscito a nome mio, Giorgio Ciccarelli, ma è una commistione di persone, di arti, perché ci sono io che faccio musica, c'è Tito Faraci che è un autore, un romanziere, uno sceneggiatore di fumetti molto affermato in Italia, e poi ci sono 13 disegnatori, fumettisti, direi... Tra i più bravi d'Italia, ho letto che c'è anche Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, che hanno lavorato anche per Topolino, anche tra virgolette, hanno fatto anche cose per se stessi. Hanno fatto quindi da Topolino a Diabolica, infatti, a Tex, Zago, eccetera. Per cui la cosa interessante è che questo non è solamente un CD musicale, o meglio, non va visto solo come un CD musicale, ma è veramente prodotto di quella interdisciplinarietà che io perseguo da un po' di tempo in realtà, perché anche con altri miei progetti ho cercato di unire la musica con altre forme d'arte, e con questo disco credo di esserci riuscito, perché c'è la musica, ci sono i testi di Tito, ci sono i disegni di questi artisti. Ogni artista visivo ha fatto un disegno per ogni pezzo, e noi gli abbiamo detto, io e Tito, guarda, questo è il pezzo, tu hai carta bianca, fai quello che ti sembra, fai quello che il pezzo ti trasmette, l'emozione ti trasmette, e cerca di metterla su carta, logicamente, su carta bianca. Ed è venuto fuori una cosa spettacolare, proprio io sono rimasto veramente colpito, e ripeto, sono molto orgoglioso di questa cosa, perché veramente guarda, dopo questo posso appendere la chitarra al chiodo. Addirittura. Perché veramente io però una domandina piccola te la volevo fare. Tutte queste tracce, le 13 tracce di questo album, le registrate tutte a casa tua, praticamente, vogliamo dire così, in studio, a casa mia, in studio. Ok, sì, perfetto. Cosa ha influenzato di più il cambiamento di Giorgio Ciccarelli? Queste canzoni, anche in altre interviste hai detto, non sono frutto dell'ultimo anno di vita, ma sono frutto anche di cose passate. Certo. Quindi cosa ha influenzato tanto il cambiamento? Come sono cambiate le cose per Giorgio Ciccarelli? In realtà sono cambiate per causa di forza maggiore, nel senso che a un certo punto mi sono trovato senza band. Ok. Per cui tutte le cose, tutti i pezzi che componevo prima e che finivano nelle varie band in cui militavo negli ultimi anni, appunto negli After Hours, sono automaticamente confluite in questo progetto, perché a un certo punto mi sono detto:
cosa faccio? Ecco, appendere la chitarra al chiodo non mi sembrava ancora il momento, per cui ho pensato a un progetto solista, e per cui questi pezzi non sono esattamente stati composti nell'ultimo anno, sono anche precedenti, per cui fondamentalmente questa è stata la spinta. Il cambiamento, perfetto. Questo lo stai, logicamente questo album lo stai proponendo in tutta Italia, stai facendo un tour di promozione, tornerai poi nella tua Milano, logicamente. Sì. Cosa ispira, quanta ispirazione cogli dalla tua città? Guarda, e in realtà colgo poca ispirazione dalla mia città, perché io sono un milanese atipico, nel senso che non vivo Milano, non frequento la movida tipica milanese, i locali, sto nel mio quartiere, vivo il mio quartiere come se fosse un grande paesone, perché è un quartiere alla periferia di Milano, e per cui non traggo poco ispirazione, poca ispirazione dal vivere a Milano. Non ho mai sentito questa pressione della città. In realtà fu tutto così, però in realtà non ho mai provato a vivere dall'altra parte. Ecco, perché magari se vivessi nel deserto magari produrrei altra roba, per cui non sai se veramente Milano ti ispira o meno, magari è inconscio. Ma io sono convinto che Milano mi dia da questa ispirazione. Ok. Tu sei un artista indipendente, sei un artista che possiamo dire fa musica indie, nell'accezione musicale che viene utilizzato magari in Inghilterra o in America. Sei indipendente e vieni comunque da un background di ragazzi come quelli che si susseguono qui su questo palco durante un contest che viene fatto ogni venerdì, che per dare spazio logicamente a te è stato spostato a domani. Che tipo di consiglio potresti dare ad un ragazzo di 16 anni che affronta un palco con davanti 150-200 persone per dare il meglio di sé e soprattutto per vincere una produzione musicale? Da guardare. Per vincere non ho nessun consiglio da dare, perché Io prima intendo ti anima musicalmente, sì, parlando. Allora, devi essere te stesso, fondamentalmente devi essere te stesso e devi cercare la tua strada personale, perché di copie ce ne sono, di copie al mondo ce ne sono tante e troppe, per cui vince chi riesce a trovare la propria strada personale, e soprattutto devi avere qualcosa da dire. Se non hai niente da dire è meglio che ti faccia altro, fondamentalmente, o ti metti a fare cover. Ok, questo è il modo fondamentale, avere qualcosa da dire e saperlo dire con personalità. Perfetto. Allora io a questo punto ringrazio Giorgio Ciccarelli che va a fare il suo soundcheck prima del concerto. Ringraziamo anche logicamente la casa di produzione, la Studio 35. Io ringrazio anche Guido, Marcello e Vito per l'ospitalità all'interno del Garage Sound. Vi aspettiamo per rivedere e risentire il concerto di Giorgio Ciccarelli. Io ti ringrazio ancora, ti stringo la mano. Grazie, questo è Le cose cambiano e verrà il tuo regno? In realtà non è il mio regno, venga il tuo regno, è il titolo, venga il tuo regno. Grazie ancora, ciao da Bari Rock City! Ciao.